È un piatto unico questo. Oh, patata ripiena. Sentiamo un ascensore, c'è un motore di roba da mangiare. Ti viene fame, cane, Donzino? Fai. È arrivato l'ascensore. Aspetta, devo far vedere com'è l'ascensore. Aspetta. Questa è la mia pancia. E questo è l'ascensore. Ciao, buongiorno a tutti. Ah, sì. Eravamo al 12° piano. Poi il delfino farà la review della stanza. Ciao. Oh. Ah. Ah. Usciamo per l'orario giusto per mangiare, una fame maledetta. Ah. Siamo rientrati nel locale dove siamo andati ieri a fare colazione. Aspettiamo il menù. Meno la carta molto semplice. Vado già polpette, le salsicce, vedo un po' di roba. Man mano che arrivano i piatti vi facciamo vedere che si mangia oggi. Pane e tomato. Insalata russa. Con crostini annessi. Polpette al sugo. Questa le conoscete già, le avete viste nell'altro video. Salsicce e vino. E questo è il porco con un po' di salata rossa. Allora, sono arrivate altre tre polpette in più. I funghi con la jamon, con un prosciutto che hanno qua. Beh, penso che questo come pranzo possa bastare, eh? È arrivata la tortiglia. Provo imbarazzo, anche solo nel vederla. Questo è il mio dito. Questa è quanta è grossa. Merda. È un piatto unico questo. Non so se riusciremo a mangiarla tutta. Sto per svenire. Mi terrò aggiornato. Adesso che si è liberato un po', ve lo faccio anche vedere. L'emblema del locale è il gallo ruio, il gallo rosso. Era obbligatorio. Servirebbe anche un litro e mezzo di grappa. Decidere questo pranzo, però ci accontentiamo del caffè. Abbiamo anche la casa della patata qua. Oh, patata ripiena. C'è Mastolindo da anziano che vende le tapas. Siamo in Spagna, quando hai sete cosa bevi? Birra. Noi birra no, non possiamo berne. Arancia, succo di arancia, succo di arancia. Sarancia. Siamo appena stati fregati.
Abbiamo preso due spremute d'arancia a 8 euro. Che carino che sei. Cos'è? Un calchino. Lo voglio. Ah, ma in questo market siamo già andati prima. Abbiamo pagato una bottiglietta d'acqua a 2,50 euro. Andiamo, non è un supermarket, è una super pollata. Chi c'è in questo cespuglio? Ciao micetto. Ciao. Che delizia. Bene, optiamo per la paella, ci hanno consigliato questo posto. Stiamo un po' a vedere com'è. Ci hanno già portato il pane. Ora vi monto sul Gorilla Pot. Abbiamo avuto la terapia adulto con un italiano. José, sarai fuera! Come al solito non troviamo solo persone molto normali. Almeno ve lo sapete, veniamo da Lisbona. Lisbona uguale mare. Mare uguale pesce. Siamo arrivati qua, Malaga lo stesso, la città di pesce. Manca di mare, c'è. E questo italiano dice, ma andate a mangiare pesce, perché non mangiate pesce? Dovete mangiare pesce. Mangiate pesce o panini, pesce e panini. Vabbè. Alla fine ci siamo presi la paella. Però l'abbiamo presa a vista, non solo la pesce. Anche se qui stavano spingendo molto, molto, molto. La paella, questa è solo mare, anche qua è che cazzo. 48 euro. No, grazie. Mamma, versati più verso qua, se no non si fa. Grazie. Basta così, per adesso, no? Già. Questo è il posto, marischeria Dos Melilos. Los Melizos. Melizos. Abbiamo detto una paella buonissima, guardate, c'erano anche le blatte in piedi che applaudivano. Se volete mangiare una buona paella e non vi danno fastidio le blatte che camminano sui muri, questo è il posto adatto. Per terra, sì. Diciamo che se non vi danno fastidio gli insetti e gli animali che vi camminano vicino, questo per noi è il posto perfetto per mangiare la paella a Malaga. Se trovate qualcosa di croccante nella paella, non è un gambero. Paparo Puppi a tutti, come al solito. Ciao. Ah, saluta anche tu, ciao. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. Anzi, iscrivetevi e lasciate un bel mi piace, seguiteci su Instagram e buona blatta a tutti. Ciao ciao!